Ciao a tutti Marvel fans, un saluto da Loki, il vostro dio dell'inganno. Iniziano a sorgere i primi dubbi per la nuova serie Marvel Studios Loki, nello specifico in quest'ultimo episodio, in cui i comportamenti di Mobius sono abbastanza strani. Verso la fine della puntata, Mobius e la sua squadra riescono a trovare l'Hunter C20 in una stanza del supermercato della Roxgard. L'Hunter rivela di aver confessato l'ubicazione dei custodi. Come detto nel video precedente, sembra proprio che Mobius sappia meno di tutti riguardo ai custodi. In questo caso anche una persona di livello più basso è a conoscenza di queste informazioni. Quindi mi sono chiesto, e se Mobius fosse una variante? O meglio, e se fosse una variante a cui è stata cancellata la memoria? Ma andiamo per ordine, partiamo con il discorso che Mobius fa a Loki, quello riguardante alle moto d'acqua. Dopo aver detto che non è mai salito sopra una di queste, specifica che se un agente del TVA si presentasse nella sacra linea su una moto d'acqua, creerebbe una ramificazione. Mobius conclude il discorso e qui capiamo che c'è del vuoto nei suoi ricordi, perché dice di essere sbucato dal caos. Ora ci spostiamo nello studio di Ravonna. Fin da subito viene specificato che Mobius non è il suo unico analista. In questa scena ci sono dei discorsi che rafforzano il fatto che Mobius potrebbe essere una variante. Per esempio, Ravonna dice a Mobius che Loki è una variante insubordinata, ostinata e imprevedibile, e che questa cosa le ricorda qualcuno che conosce. Si sta riferendo ovviamente a Mobius. Ma non solo perché è insubordinato, ostinato e imprevedibile, forse perché è anche una variante. Dopodiché posso pensare che l'altro analista di cui si parla tanto in questa scena può essere lo stesso Mobius, ma quello vero. Infatti, quando viene appoggiato il bicchiere sul tavolino, Ravonna rimprovera Mobius per gli aloni, e quest'ultimo dice che c'erano già. Ravonna ribatte dicendo che li ha fatti lui, e infine Mobius dice che è stato il suo analista preferito. E stranamente il discorso si conclude qui, senza un'altra risposta di Ravonna. Ho alcune opzioni su come sono andate le cose. Una, semplicemente che Mobius ha fatto ciò che ha detto a Loki, ovvero ha creato una diramazione perché ha provato una moto d'acqua e automaticamente ha creato una variante di se stesso, che effettivamente è quella che noi stiamo vedendo. Un'altra può essere più complicata. Mobius può essere un terrestre che ha lavorato e studiato il nastro che prende il suo nome, ovvero il nastro di Mobius, visto in Avengers Endgame per viaggiare nel tempo. Magari questo Mobius è stato il primo uomo a inizi Novecento a viaggiare nel tempo, per poi essere fermato dalla TVA. Dopodiché si è comportato come Loki in questo momento, cioè dando una mano con delle missioni, e i giudici e i custodi hanno deciso di tenerlo lì cancellandogli la memoria. Questo spiegherebbe anche il perché Mobius sembra il più vecchio all'interno del TVA. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi di Mobius. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video.